fratturato e l'acqua si è insinuata dentro queste faglie. E l'acqua è questa, quello diciamo più caratteristico è questo, perché da su porta la roccia calcarea, che è una roccia più dura. Allora, portandosi questi massi più duri, trovando questa roccia più diciamo un po' più tenera, ha creato diciamo dei mulinelli, e sono le famose marmitte, almeno io l'ho individuato così nel 2011, perché dico, ma queste cose io le avevo viste pure altri, che praticamente l'acqua a forte pressione, perché io sto parlando di fenomeni che sicuramente risalgono i più recenti a 10.000-11.000 anni fa, alla fine dell'ultima glaciazione, quella chiamata la glaciazione di Wurm, precisamente. E allora tutta questa massa d'acqua crea dei mulinelli, questi girando praticamente erodono la roccia, creando mano a mano i giganti. Questa adesso è riempita di pietre, ma realmente questa era noi la chiamavamo la vaschetta più grande. Cioè l'acqua arrivava a 3 metri, la vaschetta, 3 metri di acqua, praticamente qui si entrava e poi andava, per cui era molto profondo.